Beh, come al solito viene utilizzato come tema di propaganda. L'invasione non c'è affatto, l'emergenza c'è una gestione da fare chiaramente, ma a questo governo, a chi è andato al governo con questa argomentazione, ai populisti, il tema migrazione è stato centrale per spaventare, rendere pericoloso il migrante. Ha reso forze marginali, politicamente morte, Fratelli d'Italia era inconsistente, la Lega era mangiata da sistemi di corruzione e processi, ha reso primi partiti, formazioni che non davano alcuna risposta né sul piano economico né sul piano culturale. Quindi l'immigrazione è diventato il tema di battaglia, di propaganda, perché è stato, ahimè, lo dico con molta sofferenza, utilizzato come strumento di terrore, pericolo, che ha catalizzato tutti i malumori, addirittura la disperazione delle persone. Per certi versi sì, cioè spaventare, pensare che utore in affitto, quindi, benché, attenzione, come per l'immigrazione, sono temi che meritano dibattito, meritano gestioni migliori e diverse da quelle che avvengono, da come avvengono, quindi sicuramente la regolamentazione del tema utero in affitto è da fare. Ma perché viene utilizzato ideologicamente? Perché vuole suggerire agli elettori una paura. Se c'è l'utero in affitto, nasceranno bambini non dalle loro mamme, ci sarà il commercio dei corpi. Terrorizzare e quindi col terrore riuscire a governare meglio. Perché loro dicono: vi tuteleremo noi, vi difendiamo noi dal pericolo.